Buongiorno a tutti, questo altro incontro mi servirà per introdurre un concetto che a me piace molto, riferendomi sempre al mondo dei caregiver, ma in generale al nostro mondo. Questi gruppi servono per imparare a volerci bene. Se noi facciamo caso alla nostra vita quando siamo all'interno di una famiglia, specialmente quando c'è qualcuno di cui ci dobbiamo occupare assiduamente, ci viene spontaneo volere bene a chi abbiamo intorno, ma non è così scontato che ci ricordiamo o che siamo in grado di volere bene a noi stessi. Uno dei temi che viene fuori sempre o molto spesso è questo: mentre io mi sto occupando di quella persona, mi dimentico di me stessa, non ho più tempo per me. Una volta viaggiavo, una volta leggevo, una volta avevo degli hobby, oggi non posso più fare niente di tutto questo perché c'è questa persona a cui io devo un'assistenza continua. Quindi non riesco più, siccome non ho più contatto con me stesso, me stessa, non riesco più a trovare il modo di volermi bene, di autonutrirmi. I nostri incontri e le pratiche che faremo servono anche a questo. Partiamo sempre da un lavoro sul corpo per piano piano ritornare a noi stessi con il respiro e con le pratiche di rilassamento del corpo e ritorniamo appunto a questo concetto: io mi voglio bene. Una piccola pratica che spesso chiedo alle persone di fare e che è molto efficace è semplicemente questo: mi autoabbraccio. Questo autoabbraccio è un gesto che arriva alla fine di un percorso di automassaggio o di rilassamento con questo intento: mi coccolo, mi voglio bene, do cura a me stesso o a me stessa, mi ascolto, in questo momento ci sono soltanto io e in questo spazio mi ritrovo e provo a rigenerarmi. Grazie. Thank you.